Buon pomeriggio a tutti, bentrovati amiche e amici. Oggi tante cose succose, vado di corsa. Vi segnalo due novità che mi sono piaciute tantissimo. Le banane non sono più incelofanate e incartate in quei vassoi di plastica poco green, poco rispettosi dell'ambiente. Idem per i cavolini di Bruxelles, hanno comunque la pellicola protettiva, ma anche il contenitore è tutto cartone, carta riciclabile. Soddisfazione anche ad acquistare la Mutti scontata del 30% a 62 centesimi la confezione. Passata di pomodoro al basilico, vi lascio al video dei dupe alimentari sulla Mutti. 4,99 euro, molto simpatiche anche per un'idea regalo queste pantofole per ragazzi, per i vostri fidanzati, i compagni. Io ho preso questi degli Avengers a 2,99 euro, tre paia di calze da bambino per Filippo raffiguranti Mickey Mouse. Ho preso il rosso immancabile per Natale, troppo grazioso, questo nero e questo a righe. Il 70% è cotone, 29% poliamide o poliamide, l'1% è elastano, licra. È sempre comunque qui tutto garantito e certificato. Questi sono sempre ottimi e poi veramente convenienti. A 2,99 euro ne vale la pena. C'era anche tutta la variante bianca e nera. Io ho preferito prendere un po' di colore. A 8,99 euro ho preso questo set invernale per bambini. È costituito da un paio di guanti, dal cappellino con scritto Marvel e la sciarpina con il logo, la faccia di Spider-Man. È grazioso come presente, anche come regalino. Io l'ho preso per Filippo. A 12,99 euro in taglia M, che veste moltissimo, 48-50, ho preso questo pigiama dei Minions. L'ho preso per Federico, anche se è più morbido il pigiama, va benissimo. In taglia L ho ceduto e ho ripreso questo dolce vita in cotone, che può essere sempre utile, 100% cotone. 14,99 euro in taglia S, ho preso questa felpa per Federico di Star Wars. Lui preferisce la taglia un po' più strettina, a parte che veste una 40, una 46, quindi è perfetta per la sua fisicità. 80% cotone, 20% poliestere. Non ve la apro perché comunque la voglio impacchettare e fargli trovare un pacco in più come regalo di Natale, tanto i miei figli non guardano i miei video, anzi ho scoperto che meno gira la voce tra i loro amici, meglio è, non sono molto contenti di far sapere di avere la mamma youtuber, quindi poco male non lo guardano. Nel caso non andasse bene a Federico, aspettiamo che vada bene a Tommaso. Questi due acquisti sono invece merito o colpa delle mie colleghe e amiche Nadia, Beauty & Co. e Fiore del canale Fiore Corso. In realtà questo l'avevo già preso, mi sembra venerdì. Venerdì sono passata al Lidl, ho preso questo vestito uscito giovedì e inizialmente non mi aveva convinto. Mi è arrivato poi un messaggio da Nadia venerdì che mi diceva di acquistare tranquillamente questi vestitini perché avevano una vestibilità abbondante, cosa che ho dovuto confermare. Io ho preso comunque la L perché l'ho già provato e per la mia altezza va bene una L. Ho preso lui che è questo vestito traforato quasi perché ha un che di trasparenza, tutto intrecciato con queste paillette che sta benissimo indossato per chi vuole essere scintillante,
può aggiungere, abbinare anche i leggings tutti così glitterati e luminescenti. Io andrò un po' più sul sobrio e metterò un pantacollant nero. Devo dire che veste molto morbido, sta molto bene, almeno se siete alte, comunque secondo me la L ci vuole, poi a meno che non vogliate proprio mini mini, a me arriva leggermente sopra il ginocchio, però come potete vedere è una vestibilità morbida e molto larga. E questo invece devo dare colpa o merito a Fiore. Da me era presente anche il blu, che ne ho uno simile come anticipato nello scorso video e quindi non l'ho preso. Il grigio su di me rischia di spegnermi molto, perché essendo io mesciata, pallida, poi addirittura con il grigio rischio di sparire. Ho preso questa bellissima maglia, sempre tutta molto luminosa, vedete come fa subito festa, in taglia M. Secondo me la M ci vuole. È giusta, arriva giusta, è perfetta, e quindi anche loro sono venute a casa con me. Non ci dimentichiamo poi dei papà, dei mariti, dei compagni, dei fidanzati o dei fratelli, sono molto graziosi anche questi set. Agli uomini, a cui piace il bricolage, il fai da te, a cui piace trafficare, questi cofanetti, se voi fate un bel pacchetto, un bel fioccone anche da far trovare sotto all'albero, sono molto belli. È un set di cacciaviti da 6 e ci sono i cacciaviti a croce, a stella, anche se non erro. Comunque l'impugnatura è tutta ergonomica in questo materiale gommoso, antiscivolo, per una presa sicura. Non sono male anche questi, se non avete idee, per i vostri papà. A 2,99 euro cada una ho preso queste due spazzole di Christina Aguilera. Io avevo già preso in passato delle spazzole di questa linea e mi ero trovata benissimo. Hanno le punte in gel con rivestimento in ceramica per il massaggio e la cura dei capelli. Sono prodotte in Germania, quindi la qualità ultra tedesca, e devo dire che mi trovo benissimo. Secondo me a questo prezzo, per la qualità che hanno, neanche dai cinesi si trovano. Molte mi dicono, no, che dai cinesi trovano a meno, però guardate anche la particolarità di questa spazzola, questo gioco ha quasi, vedete, una curvatura nella parte alta, qui c'è ovviamente l'etichetta della produzione in Germania, e questa l'ho voluta prendere proprio perché a volte, per dare l'ondulazione esterna al capello, soprattutto perché hai i capelli lunghi sulle spalle come li ho io, torna molto bene con il getto del phon e poi ad andare a scaldare, no, le punte per la parte esterna. Ho preso poi questa spazzola larga, ora ve la mostro, sempre dice punte in gel. Queste mi diceva il mio parrucchiere che tornano benissimo per spazzolare i capelli lunghi e a districare, soprattutto se vengono utilizzate di punta. Non lo so, quando vedo queste spazzole mi vengono in mente i romanzi di fine 800, quando il fatto di spazzolare i capelli ad amiche, sorelle o regine era un momento di pausa, di tranquillità, di riflessione. E il mio parrucchiere, ritornando ai giorni nostri, tenendo la spazzola in questo modo, facendo partire la pettinata dall'angolo in alto,
scendere, si districa molto il capello. In effetti sembra una sciocchezza, provate, ma funziona. E quindi l'ho presa per quel motivo lì, poi 2,99 euro, neanche a lasciarla lì. E poi mi sono fatta tentare da questo prodottino. È un prodotto multifunzione perché è una piastra per capelli con all'interno tantissimi gadget. Questa è una ganzata pazzesca. Ora stavo guardando se c'erano tutti gli accessori e ci sono. Sono praticamente il primo ferro, è questa piastra, come potete vedere, piatta, liscia per ricci ben definiti, perché poi comunque potete rigirarlo e piastrarlo. C'è il secondo ferro, vedete, circolare, molto più piccolo, che ha in dotazione questa spazzola per creare delle morbide onde. Poi c'è il terzo ferro, come potete vedere, è ben più robusto, con questa spazzola ad onde molto più grosse. Poi stavo guardando perché nelle indicazioni ci sono queste due piastre, vedete, una piatta e una ondulata. Aprendo la spazzola vedevo solo la piastra ondulata e dicevo tra me, ero già a pensare di riportare il pezzo da Lidl, quando poi ho visto questo tastino che tirando giù diventa magicamente, vedete, liscia. Quindi tirando su verso l'ondulato, voi avete la piastra ondulata per fare i frisé. Tirando giù è praticamente piatta. Vedete? Piastre riscaldanti rivestite in ceramica e cheratina, sia nella parte inferiore che nella parte superiore della piastra, ha la spia di controllo. Tra l'altro vi lascio qui il video della spazzola lisciante. Io mi sono sempre trovata bene perché anche quella spazzola lisciante ha gli ioni negativi. L'avevo pagata pochissimo da Lidl, adesso non ricordo se 12,99 o 13,99, ma quando voglio spazzolare la mia chioma, come avete visto anche nel video di Uozor dove vi presentavo l'asciugacapelli, e lisciarli, quella spazzola torna benissimo. Questa spazzola è multifunzione, per 17,99 euro è anche un bellissimo regalo di Natale. Poi eventualmente possiamo fare anche un video recensione più particolareggiato, però questi sono gli accessori e sono anche belli pesanti, mi sembra una signora piastra. Come già anticipato su Instagram, vi ricordo che oggi da Lidl è presente tutta la linea vegan con olio organico di oliva, tutta la linea dedicata alla body care, c'è anche una crema viso. Io avevo comprato la crema mani, mi ero trovata benissimo, avevo anche il bagno schiuma che era molto buono ed è buonissima anche la crema. Tutta la profumazione di questa linea è molto erbacea, molto verde, molto leggera, nutriente, non unta. Lascia la pelle molto elastica, idratata, linea molto valida che era uscita già prima dell'estate, quindi io l'associo più al periodo di fine primavera, inizio estate. Non so perché il signor Lidl l'abbia riproposta oggi, ma è ottima come linea. È tutta base di olio d'oliva organico al 100% vegano, ha una profumazione molto buona. Non pensate all'olio d'oliva, all'untuosità dell'olio d'oliva, non c'entra niente, è molto delicata. E io però devo ancora finire questa e
ancora un pochino di bagno schiuma, comunque è un'ottima linea, ve la consiglio. A 7,99 euro questa bellissima composizione natalizia con questa renna tutta con le piantine ledera che ormai a casa mia troneggia, questo muschio e questo mini abete. No, ma guardate la sciarpina della renna, che meraviglia! Questa da mettere sul balcone, in un giardino, è fantastica. Ce n'era anche un'altra più chiara, sdraiata, in posizione proprio rilassata, ma io ho preferito lei. È meravigliosa. E noi adesso ci posizioniamo in giardino mettendo il cartello per invitare Santa Claus a fermarsi a casa mia. Io vi ringrazio anche per oggi per essere stata in mia compagnia e ci vediamo domani. Ciao!